Prego, senatrice. Grazie Presidente. Colleghi senatori, sottosegretari, mi sarei rivolta volentieri anche al Ministro, però con molto rammarico vedo che non è assente. Oggi 27 maggio, a 12 giorni dalla conclusione ufficiale dell'anno scolastico 2019-2020, siamo infine giunti alla discussione generale di un decreto che aveva come obiettivo quello di delineare la conclusione di un anno scolastico segnato da un'emergenza alla quale nessuno si è potuto sottrarre, neanche purtroppo il settore dell'istruzione. E quando dico che questo decreto doveva delineare come concludere l'attuale ciclo scolastico, intendo dire che a pochi giorni dalla conclusione di esso, la conversione in legge di questo decreto mi sembra una vera e propria presa in giro nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti, dei dirigenti scolastici e di quanti sono coinvolti nel mondo della scuola. E se qualcuno in quest'Aula è convinto del contrario, dimostrerò perché. Ma andiamo con ordine. Con il DPCM dell'8 marzo scorso venivano sospesi i servizi educativi e le attività didattiche di ogni ordine e grado in presenza. Ricordo molto bene che la decisione era stata annunciata qualche giorno prima con una conferenza stampa alla quale il Ministro aveva presieduto insieme al Presidente del Consiglio. E sempre in quei giorni, se non ricordo male il 4 marzo, noi, componenti della Commissione Istruzione del Senato, insieme ai colleghi della Camera, abbiamo avuto con lei un'audizione a Montecitorio, durante la quale ci ha illustrato le linee che intendeva seguire per il suo dicastero. E solo alla fine ha fatto un brevissimo cenno alla decisione annunciata la sera prima della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Queste le parole del Ministro, le riporto. Aggiungo solo una cosa relativa allo tsunami che sta travolgendo l'Italia in questo momento in relazione al coronavirus. Molto probabilmente avete sentito che ci sarà una sospensione didattica in tutte le scuole, esclusa la zona rossa, perché nella zona rossa le scuole sono proprio chiuse. Fuori dalla zona rossa c'è una sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo, resasi necessaria per ritardare i contagi. Dobbiamo salvaguardare il sistema sanitario nazionale e quindi, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico e con una decisione che abbiamo preso in Consiglio dei Ministri, le scuole sospenderanno l'attività didattica fino al 15 marzo. Volevo condividere con voi questa decisione. Queste le parole conclusive dell'audizione che abbiamo avuto con il Ministro il 4 marzo. Questo ha detto il Ministro, scatenando un vero tsunami tra i parlamentari della Commissione Istruzione riunite di Senato e Camera. Chiusura, naturalmente, prorogata, come ben ci si aspettava e si sapeva. In molti, in quella occasione, le abbiamo rimproverato il fatto che quello avrebbe dovuto essere l'argomento principale dell'audizione. Già allora il Ministro avrebbe dovuto essere pronta a pensare e a ragionare su come concludere l'anno scolastico, a dare un indirizzo preciso e forse addirittura ad essere già pronta con un decreto che contenesse le misure urgenti per la regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, in virtù anche e soprattutto della proclamazione dello stato di emergenza, datato 31 gennaio, che lei, in quanto ministro, ben conosceva. Invece no, quella sera solo due parole sulla chiusura delle scuole. Abbiamo dovuto attendere oltre un mese, l'8 aprile, perché venisse partorito un mezzo decreto risolutivo di nulla. Di nulla perché in un momento in cui gli studenti, famiglie, docenti avrebbero avuto bisogno di un po' di certezza, questo decreto ha portato ancora più incertezza.
Un decreto è un decreto, è una scelta mediante la quale si danno indicazioni, una linea da seguire, un atto, un provvedimento con cui un ministro prende decisioni per i cittadini mettendosi al loro servizio, cercando di risolvere un problema che in questo caso si chiama scuola, insegnamento, istruzione, e possiamo continuare con tutte le declinazioni che si vuole. Invece in questo decreto il ministro cosa ha fatto? Ha posto due opzioni e mi riferisco alla possibilità, poi sfumata, di ricominciare le scuole prima del 18 maggio oppure no. Va bene che al ministro piacciano i quiz, ma che ponga in un decreto due diverse possibilità mi pare eccessivo. Questa doppia possibilità non ha fatto altro che creare confusione. Ha lasciato per settimane nell'incertezza studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici che non sapevano se approntare le classi e l'organizzazione degli istituti per un eventuale rientro, oltre ad avere l'incombenza di dover approntare e gestire nel migliore dei modi la didattica a distanza insieme agli insegnanti e naturalmente ai genitori. Incertezza durata fino all'emanazione del DPCM del Presidente del Consiglio, datato 26 aprile, con cui è stata definitivamente sancita la chiusura delle strutture scolastiche fino a settembre. Un DPCM che ha tolto il ministro dall'imbarazzo di tornare sui suoi passi e di dover correggere il suo decreto. Mi chiedo, e se i nostri studenti fossero realmente tornati a scuola entro il 18 maggio, il ministro aveva considerato se le nostre scuole erano realmente pronte e attrezzate per questa evenienza? Penso di no, perché ad oggi è ancora così. A prescindere dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, il ministro, visto l'evolversi dell'epidemia, avrebbe dovuto prendere una decisione politica fin da subito, con coraggio, e su una sola decisione concentrarsi al fine di far concludere dignitosamente, senza incertezze, l'anno scolastico ai ragazzi e agli insegnanti. Ma questo non è l'unico errore di questo decreto e i 391 emendamenti e 23 ordini del giorno inizialmente adesso apportati, sia da noi senatori di minoranza che dai senatori di maggioranza, la dicono lunga e impongono una riflessione. Perché? Questo decreto è proprio solo del ministro, e sapete perché? Perché nelle 63 audizioni che abbiamo svolto in commissione ci è parso che il ministro non avesse parlato con nessuno e con nessuno si fosse confrontata. Le sue fidate scudiere in commissione avrebbero preteso che noi della minoranza accogliessimo a cuor leggero questo decreto in nome dell'urgenza e delle necessità, dopo che il ministro aveva tardato ad emetterlo. E con fatica è stata infine accolta la nostra richiesta, avallata a dire il vero anche da una parte della maggioranza, che non è quella a cui il ministro appartiene, di svolgere le audizioni dei numerosi richiedenti, richiesta peraltro più che legittima. Voglio precisare che non c'è stato nulla di strumentale in tutto questo da parte del gruppo Lega, in quanto le 63 audizioni le abbiamo svolte in due giornate, concedendo 5 minuti ad ogni audito, collegato in videoconferenza con la Commissione. Nessuna strumentalizzazione, ripeto, ma solo la volontà di ascoltare la voce dei diretti interessati per apportare al decreto proposte emendative ragionevoli e di buon senso, per rispondere alle reali necessità che la scuola ha in questo momento. Abbiamo ascoltato studenti, docenti, rappresentanti di sigle sindacali, dirigenti scolastici, rappresentanti di comitati di famiglia. Abbiamo ascoltato tutti. Il ministro che ha ascoltato? Perché a ben vedere ci pare che il ministro non abbia ascoltato nessuno e che non accetti consigli da nessuno. E nonostante i suoi vecchi proclami di democrazia partecipata e intenzioni annunciate di non voler lasciare indietro nessuno, in questo decreto invece ha lasciato indietro tanti, anche arrivando a discriminare un buon numero di studenti, i privatisti, scordandosi poi completamente anche del mondo che ruota intorno alla scuola, chi lavora nelle mense e chi guida gli scuolabus.
Noi invece, nonostante i tanti difetti appellativi che vi piace attribuirci, abbiamo ascoltato tutti, abbiamo letto centinaia di mail, di richieste, in molti casi di suppliche, come quelle per esempio degli studenti privatisti che dovranno aspettare settembre per dare l'esame di maturità, rischiando di non riuscire a svolgere i test per l'ammissione all'università, ognuno con le sue storie, i suoi sacrifici, oppure come le storie dei tanti precari che nel ministro hanno confidato prima che lei diventasse tale, ma che ora molto chiaramente scrivono che non si sentono più rappresentati da lei. E in questo modo, è in questo modo che il ministro ha pensato di non lasciare indietro nessuno. Io avrei bisogno di altri 2 minuti, Presidente. Facciamo uno e mezzo. Oltre al coraggio di prendere una decisione netta in questo decreto, avrebbe dovuto farsi accompagnare anche da una buona dose di ascolto ed umiltà, perché i veri capi sono quelli che ascoltano e si mettono al servizio degli altri. Ed essere a capo di un ministero come quello dell'istruzione è una cosa molto importante. Visto che non ho molto tempo, stringo il mio intervento. Si va domani ad approvare o disapprovare, come si preferisce, un decreto che ha bisogno di decine di correzioni e che nonostante tutto lascia irrisolti numerosi problemi relativi alla conclusione di questo anno scolastico, all'inizio del prossimo e alle modalità con cui verranno assegnate ai docenti le supplenze. Insomma, ancora tante incertezze, proprio nel momento in cui tutti avremmo bisogno di punti fermi. Io non so se il ministro è consapevole fino in fondo dell'onore che ha, come del resto tutti noi, di far parte di questo Parlamento e di esserci, perché è stata eletta, è stata scelta dai cittadini. Un grande onore che ci impone però di essere al servizio di chi ci ha eletto e a loro che dobbiamo principalmente rispondere. E se non lo facciamo oggi, lo dovremo fare in seguito, perché c'è sempre un momento in cui si devono fare i conti con la propria coscienza e con chi ha riposto fiducia in noi. Non mi sembra che questo decreto risponda a questa logica, e questo è grave perché coinvolge anche i cittadini che non hanno ancora l'età per esprimere un voto e una preferenza, motivo per cui questo decreto avrebbe dovuto assumere un significato particolare, particolare significato che si traduce in un esempio per chi si deve completamente rimettere nelle scelte degli adulti, ma che ci sta a guardare e subirà le conseguenze di questo anno scolastico. Concludo, Presidente, dicendo che il Ministro, per quello che riguarda noi del gruppo Lega, riceve una grave insufficienza per il suo primo decreto, per le correzioni in blu e in rosso. I quiz non l'hanno premiata. Noi le consigliamo anche di andare a lezione e le diciamo molto chiaramente che con questo decreto ha perso una grandissima opportunità. Grazie.